Ciao, mi chiamo Andrea Mutti, abito in un piccolo paesino vicino al lago di Garda, zona Desenzano del Garda, e ho 22 anni. Nella vita mi sono sempre ritrovato a scelte facili, semplicemente perché provengo da una famiglia abbastanza benestante, di grossi imprenditori, e posso dire che nella mia vita non mi è mai mancato nulla. Tuttavia, dopo la terza volta che sono stato bocciato, i miei genitori mi hanno messo di fronte a una scelta: o inizio a lavorare, o continui gli studi e ti impegni per davvero. Io gli avevo fatto capire un po' che la mia voglia di andare a scuola era un po' finita, sapete, no? Dopo la terza volta che vieni bocciato non è proprio il massimo. Tuttavia, allora, per punizione, mi mandano in un maneggio a spalare il letame dei cavalli. E gratis 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica, e perché sappiamo che i cavalli non mangiano da soli. E io, quando andavo lì, no, a lavorare quelle 12-13 ore al giorno, consapevole che avrei fatto solo un'ora di pausa, sarei rimasto anche sotto il sole di agosto, mi effettivamente stavo capendo che non era la vita che io speravo di fare. Io speravo che la vita fosse facile, come effettivamente era fino a quel momento lì. Quelle state lì inconsapevolmente preso una decisione fondamentale, che è quella di cambiare completamente il mio modo di pensare. E non ero bravo in qualcosa, anzi, il contrario, ero un ragazzo timido, introverso, si vergognava di tutto e di più. Non azzecco un verbo in italiano e ci rido anche su, non parlo l'inglese, e la cosa che mi piace di più e di cosa io mi vanto è che sono dislessico e discalculo. Essere è una difficoltà, magari nell'apprendimento, nel scrivere, nel fare i calcoli, che a scuola questa cosa mi ha creato tanto bullismo e io ho sofferto moltissimo di questa cosa. Tuttavia, dentro avevo una grande rabbia e volevo completamente cambiare quello che era il mio percorso di vita. Mi sono ritrovato un giorno a prendere una scelta e conobbi per pura casualità questo settore. E quando dissi di sì a questo settore, non ero consapevole di ciò che stavo andando a fare, non ero consapevole di cosa sarei diventato nel tempo. E quando dissi di sì, all'improvviso mi si illuminò questa luce in fondo al tunnel e capii che i semplici requisiti per riuscire in questo settore erano tanta voglia di fare, tanta voglia di imparare e un sacco di ambizione, perché sognare in grande costa come sognare in piccolo. E quindi io mi missi un po' al lavoro in questo campo, e non ero la persona più adatta a entrare nel settore del network marketing. Tuttavia, un giorno, nella mia prima esperienza di network, ottengo i miei primi 100 euro di guadagno, e io lì capisco effettivamente che, come ho fatto i primi 100, potevo fare i primi 1000 e via dicendo. Tuttavia, dopo 2 anni, ho provato quello che è il prodotto che offre questo team, questa formazione e questa azienda, no? PM International, e mi sono trovato nella condizione di dire: ok, ma quanto è forte? E quindi, quando c'è un prodotto forte alla base, a me sono cambiati tutti gli ideali. Avevo costruito una grandissima community, comunque di tantissimi ragazzi in tutta Europa, anche pur non sapendo parlare l'inglese. E mi sono trovato nella posizione di prendere una scelta. Ok, coltivare quello che è un sogno che ormai stava sparendo a causa di determinati fattori, o ripartire da zero con una community ancora più incredibile, con una formazione incredibile, con un percorso pazzesco. Scelsi la seconda opzione. Ora mi trovo qui a fare questo audio e non potevo fare scelta migliore di quella che ho fatto. Mi trovo in una situazione dove non mi manca nulla. Sto creando quella che è una community, no? Il mio gruppo si chiama Hakuna Matata Group, e sono dell'idea che davvero l'opportunità che può darti questo business è stratosferica. E la parte più bella è che non importa quanti anni hai, perché ci importa solo dove vuoi arrivare insieme a noi. Quindi, detto ciò, io naturalmente, magari se ti sei rivisto nella mia storia, ti dico: è un'opportunità incredibile. Se ce l'ho fatta io, te lo assicuro che ce la puoi fare tranquillamente anche tu. Non perdere questa occasione, perché può essere l'occasione che ti può davvero cambiare la vita. Io 4 anni fa ero un semplice ragazzo ingenuo, con grandi possibilità davanti, ma che ha rifiutato. Non sapevo parlare le lingue, ero un ragazzo timido, introverso, e oggi mi trovo qua a gestire un fantastico gruppo, collaborare con delle fantastiche persone, e non potevo fare scelta migliore. Ora amo il mio lavoro. Ho la macchina pagata dall'azienda, ho appena vinto il viaggio aziendale, incentivi incredibili, mi sto vivendo a pieno quello che è il mio percorso e non vedo l'ora di farlo insieme a te. Io ti ringrazio per avermi ascoltato e un saluto da Andrea Mutti, come dice il mio motto, Hakuna Matata.